Antonio Esposito, giovane sfidante di Alessia Pecchia, risponde alle sue critiche dopo la sfida ad Amici 24. Con un video sui social, il ballerino difende il suo percorso e manda un messaggio di determinazione. Domenica scorsa, nella scuola di Amici 24, oltre alla gara tra Chiamami Faro e la famosissima sfidante, il palco ha visto uno scontro diretto tra la ballerina Alessia Pecchia, del team Alessandra Celentano, e il giovane Antonio Esposito, 17enne promettente con 12 anni di esperienza nel mondo della danza. La competizione si è conclusa con la vittoria di Alessia, ma è stato il contesto precedente alla gara a suscitare il vero clamore. Poco prima dell'esibizione, l'allieva aveva definito Antonio il meno peggio tra i suoi sfidanti, sottovalutando apertamente il giovane e il suo percorso. Questo commento non è passato inosservato. Mentre alcuni hanno elogiato la sicurezza di Alessia come un segno di maturità e autoconsapevolezza, molti spettatori e addetti ai lavori hanno criticato il tono sprezzante, ritenendolo poco rispettoso. La stessa maestra Celentano, pur sostenendo la sua allieva, ha ribadito che l'autostima deve avere un limite. Nonostante la vittoria, l'atteggiamento della ballerina ha fatto discutere, sollevando interrogativi sul valore del rispetto tra concorrenti e sull'importanza di una comunicazione equilibrata. Amici 24, Alessia definisce lo sfidante Antonio il meno peggio. Lui risponde a ruota libera. Dopo la puntata, Antonio ha scelto di rompere il silenzio con un video sui social, affrontando direttamente l'episodio. Ha esordito con le parole: "Adesso parlo io", prendendo posizione contro l'etichetta di meno peggio. Pur accettando il verdetto della sfida, il giovane ha raccontato il suo percorso, ricordando con orgoglio i 12 anni dedicati alla danza, sin da quando era bambino. Ha sottolineato che ogni sacrificio, coreografia e sforzo l'hanno reso il ballerino che è oggi. Antonio ha respinto l'idea di essere il meno peggio come una descrizione riduttiva, affermando che il suo lavoro e la sua passione parlano più di qualunque giudizio superficiale. "Non si tratta di essere il meno peggio, ma di far parlare i fatti", ha detto, citando anche le parole di Raimondo Todaro. L'ex insegnante di Amici, infatti, è intervenuto sui social per sostenere il giovane ballerino, definendolo tecnicamente più preparato di Alessia. Le sue parole hanno aggiunto peso al dibattito, alimentando ulteriori riflessioni sul confronto tra esperienza e talento emergente. Concludendo il suo messaggio, Antonio ha invitato il pubblico a guardare oltre le parole e a concentrarsi sulla danza come linguaggio universale, senza mancare di sottolineare tuttavia come Alessia abbia 6 anni di vita più di lui, e di conseguenza anche un'esperienza maggiore. La risposta del danzatore, in ogni caso decisa e rispettosa, ha mostrato maturità, trasformando un momento difficile in un'opportunità per ispirare chi, come lui, sogna di emergere attraverso passione e determinazione tramite un video che arriverà di certo a moltissimi giovani.